Buongiorno, buonasera, seconda, ragazzi, oggi si parla di Ventus, un microbrand conosciuto sicuramente da tutti coloro che comunque in qualche maniera bazzicano e amano il mondo dei microbrand, che è un mondo sempre più interessante e sempre più ampio. Ne andiamo a parlare tra pochissimo, non vedremo l'unboxing e vi spiegherò il perché, andiamo però a vedere quella che è la recensione. Ragazzi, vi anticipo una cosa eccezionale per quanto riguarda il mio canale, poi quella che è la prova di polso dell'orologio, chiaramente. Le conclusioni, partiamo! Ventus Watches nasce, o meglio, presenta il proprio primo prodotto i primi mesi del 2015. Da allora sono passati 4 anni, hanno riempito quello che è il loro listino con altri due modelli, due linee, potete andarle a vedere sul loro sito, ragazzi, metto chiaramente e come sempre in description. Troverete sicuramente, andando tra le pagine, verificando tra le pagine del sito, un buon rapporto qualità-prezzo, soprattutto andando a vedere le specifiche dei vari orologi. Quello che andiamo a recensire oggi, ed è questa la parte eccellente per quanto riguarda il mio canale, in anteprima Italia assoluta per quanto riguarda YouTube, credo mondiale no, perché mi sembra che un altro youtuber l'abbia qualche giorno fa già recensito, però comunque tra i primissimi al mondo. Questo mi rende sempre piuttosto orgoglioso quando riesco a proporre tra i primissimi al mondo un orologio, e che sarà distribuito soltanto a settembre del 2019. Se lo volete andare a vedere ed acquistare, preordinare, potete andare sull'altro link che metto in description, che è quello relativo alla campagna Kickstarter. Chiaramente io, ragazzi, l'unboxing non ve la posso far vedere semplicemente perché non ho la scatola, quindi non ho idea quale sarà la confezione che verrà inviata a chi appunto acquisterà l'orologio, però posso anticiparvi, e lo vedete, iniziamo a vederlo l'orologio nelle immagini che scorrono in sottofondo alle mie parole, a parte la bellezza dell'orologio stesso e la particolarità di alcune linee, voglio però premettere il materiale della cassa, ottone. Ma ne parliamo tra poco. Ragazzi, l'orologio. Io, prima di andare a parlare di quelle che sono le specifiche dimensionali, vorrei soffermarmi un attimo su quelle che sono le linee di questa cassa. Davvero, davvero bellissime. Non sono particolarmente morbide, come potete vedere ed intuire, però sono ben disegnate, ben realizzate. Il bezel, quindi la ghiera, si inserisce in modo molto armonico sul case. Davvero un bel lavoro e un bel progetto. Per quanto riguarda le dimensioni, sono, lo ammetto, essere davvero umane tra virgolette, nel senso possibili praticamente da tutti, perché abbiamo un solo, tra virgolette, 40 mm di diametro. Calcoliamo che questo è un diver, fondamentalmente va a 300 metri, è pensato per andare in immersione. Abbiamo un 40 mm di diametro, un lock to log che poi sottolinea l'umanità, tra virgolette, virgolettata chiaramente, delle dimensioni, perché abbiamo un, si fa per dire, solo 45 mm, lo spessore è di soli 13 mm. Dico soli 13 mm perché voi sapete bene che più un orologio è, diciamo così, adatto alle profondità, di solito, anzi quasi sempre, lo spessore della cassa va di pari passo con il valore di water resistant. In questo caso riescono a tenerlo a soli 13 mm. Il peso, il cinturino è molto, lo andiamo a vedere, è molto leggero. Il peso complessivo cinturino orologio è di 97 grammi, quindi anche da questo punto di vista non si va a specifiche importanti. La cassa, ne ho parlato un attimo per quanto riguarda la parte appunto estetica, così le linee, quello che vediamo immediatamente, vediamo quanto sia bella la lavorazione, però non ho parlato del materiale. Il materiale è ottone, quindi l'ottone è una lega anch'essa, diciamo che imparentata con il bronzo. Il bronzo, vado a memoria, è una lega di rame e stagno, invece l'ottone è una lega di rame e zinco. Sicuramente, diciamo così, quando la cassa è nuova, il bronzo ha un colore più rossiccio, e l'ottone, lo vedete, un colore un po' più giallognolo, più tendente al giallognolo. Poi l'ossidazione, che
ricordo anche l'ottone, come il bronzo vive, quindi vira durante la sua vita verso altre colorazioni, poi facilissimo riportarle alla colorazione originale con dei trattamenti proprio basici, però se lo si lascia vivere cambia in colori diversi, questo tende a diventare un color quasi mattone, molto più scuro, il bronzo invece su colorazioni ancora più rossicce. Sicuramente il tempo di ossidazione è più lungo nell'ottone, quindi ci mette più tempo a virare nelle sue colorazioni. Chiusa questa lunga parentesi. Per quanto riguarda il bezel, ragazzi, io i guanti, tra le altre cose, mi impediscono, ok? Allora, il rumore è piacevole, non eccezionale, se devo essere sincero. Il bezel, anch'esso, ragazzi, sempre materiale ottone, 120, chiaramente unidirezionale, 120 scatti. Io lo dico che rimanga tra di noi, però mi raccomando, io preferisco quello a 60, quello di una volta, ma questo è un mio parere. Sì, una cosa importante prima di passare a descrivere, allora, parlo un attimo del vetro perché poi se no me ne dimentico, è un vetro zaffiro davvero bello, lucentezza ok, limpido, piacevolissimo, che va a proteggere un quadrante che andiamo a vedere tra pochi istanti, che prometto essere, lo vedete già nella colorazione, fantastico. Il fondello, ragazzi, questo è un sample peraltro, quindi mi è stato inviato, non è una versione definitiva, lo potete notare da che cosa, a parte concentrarvi sulla bellezza di questo fondello chiuso a vite con due lavorazioni diverse, due satinature differenti se vogliamo, quella dell'anello esterno più piacevole a mio parere, un po' più precisa, quella invece interna che fa da sfondo a, guardate che meraviglia, qua ci va la macro assolutamente, questo enorme logo che non è né altro che il casco da palombaro tecnicamente, e non vedete però nessun tipo di scritta, non vedete water resistant, il brand, non vedete niente, proprio perché questo è un sample, non è la versione definitiva. Sicuramente nella versione che poi sarà consegnata a settembre, quindi il prodotto definitivo, avrà scritto qualcosa, così come non posso farvi vedere la confezione, non posso farvi vedere quelle che saranno le scritte, le indicazioni sul fondello. Il quadrante, riprendiamo il quadrante, guardate che meraviglia, il colore blu, questa che vira, guardate, io sposto l'orologio, guardate come cambia il colore, poi vabbè adesso è disturbato dalle luci della light box, ma davvero davvero eccezionale, piacevolissima anche l'indicazione, la luminescenza che vedete nella macro, che sentite, vedete nello sfondo le mie parole, ragazzi, indici chiaramente applicati, Super Luminova C3 il materiale utilizzato per la luminescenza. Si rimane davvero colpiti di fronte alla bellezza di questo quadrante. Il cinturino Topic, ecco qui, non è una nota negativa. A me non piace il Topic, non piace il disegno di questi cinturini in gomma. Detto che a livello di peso e soprattutto a livello di comodità al polso si riesce a trovare una misura perfetta su ogni polso e quindi è duttile e comodo, ma a me non fa impazzire, mi sa un po' di cosetta il Topic, detto che, ripeto, è semplicemente una questione di gusti. Un'altra cosa che mi fa capire quanto questo sia un sample, vedete che nella fibbia, che peraltro anch'essa è in ottone, non c'è anche in questo caso nessuna indicazione, non c'è la V di Ventus né centrale né nei lati, quindi non vi è nessuna indicazione. Ragazzi, il movimento Seiko NH35, mi soffermo velocemente, oramai lo conoscete perché ho recensito tantissimi orologi con questo movimento, poi sapete anche essere uno dei più utilizzati dai brand non Seiko per quanto riguarda le fasce entry level dei movimenti meccanici. Perché? Perché è un movimento che, codice fiscale, l'ho trovato meno di 100 euro, per le aziende sicuramente costa ancora molto meno di 100 euro. Ha delle buone specifiche, una buona precisione viene data da meno 35 più 40 per quanto riguarda la appunto precisione giornaliera, quindi abbastanza preciso, certo non è un ETA 28-24 top grade, però non è male, ha fermo macchina, ha ricarica manuale che per me è sempre molto importante cambiando spesso l'orologio, ha 21.600 oscillazioni. Cosa volevo ancora dire? Ah, ok, NH35
a 41, viene dato come 41 ore di riserva di ricarica, chiaramente quando il movimento è assolutamente nuovo. Ragazzi, a volte con questo movimento non conviene neanche forse fare la revisione, conviene proprio cambiare il movimento. Comunque ragazzi, abbiamo parlato abbastanza di questo orologio, direi di provarlo. Ragazzi, ecco l'effetto al polso, davvero davvero bello, lo ribadisco, così come ribadisco le dimensioni piuttosto giuste, veramente contenute, va bene anche su polsi più piccoli del mio questo orologio, il mio ricordo essere un 18,5-19, guardate ancora che bello questo quadrante, il blu meraviglioso, il cinturino che ribadisco non essere diciamo particolarmente bello per quanto riguarda il mio giudizio a livello estetico, e contribuisce però a rendere piacevole la messa al polso, perché in un attimo si trova l'asola giusta per regolarla appunto al nostro polso, e poi con questo tipo di gomma che fa grande attrito sulla nostra pelle evita lo spostamento dell'orologio con i movimenti quotidiani, che rende quindi più confortevole la polsata, davvero davvero buona. Doverosa la conclusione? Chiaramente non, come detto, non ho potuto far vedere la confezione, ma non credo che andrà comunque in nessun modo a rovinare quella che è l'idea assolutamente positiva che mi sono fatto e che spero di avervi trasmesso. È un orologio particolare nella linea, assolutamente piacevole al polso, il cinghietto a me non fa impazzire, è un qualche cosa che si può rivedere, ma si può acquistare anche se non ero con altri cinghietti, o comunque eventualmente poi lo si può cambiare. Bellissima la cassa, bellissima l'idea dell'ottone, che è l'ennesimo materiale che potete provare, apprezzare, e che secondo me in qualche modo ognuno di noi dovrebbe avere nella propria collezione. Il prezzo, io non vi ho detto il prezzo preciso perché non so esattamente quale sarà il prezzo finale, dovrebbe essere sui 330-350 euro, sicuramente oggi lo si compra in preordine a meno, chiaramente non vi sto a dire quanto costa al momento perché cambia in base a quanto tempo lo andrete ad acquistare, prima lo si preordina a minor prezzo lo si acquista. Quindi se siete realmente intenzionati, direi di farlo il prima possibile, perché sennò poi il gap tra quello che è il prezzo fissato in preordine rispetto a quello che sarà il prezzo d'acquisto finale si assottiglia parecchio. Per quanto riguarda l'orologio, cioè la sintesi è un ottimo orologio, un bellissimo diver, 300 metri, come detto cassa in bronzo, vetro zaffiro, Seiko NH35, certosina la qualità delle rifiniture, insomma davvero davvero un super Ventus. Ragazzi, io spero vi sia piaciuta la recensione, la pre-recensione, chiamatela come vi pare. Like se vi è piaciuta, ragazzi commentate, cercate di non essere perlomeno volgare come alcuni a volte fanno, in quel caso sono costretto a delettare il commento, e niente, alla prossima, ciao!